Continua il nostro viaggio all'interno della RSA Don Felice Cozzi di Corbetta. Abbiamo incontrato Francesca Reverdito, infermiera coordinatrice della cooperativa Universis, e siamo entrati nel nucleo protetto. Siamo qua nel nucleo protetto dell'RSA Don Felice Cozzi, ci sono 20 posti letto e il nucleo si costituisce di un ambiente, una sala pranzo dipinta dai ragazzi delle scuole superiori. Questa qui è la sala pranzo. Esatto, c'è un salone. Abbiamo la cuoca. Buongiorno. Buongiorno. Io faccio il supporto in questo nucleo protetto. Benissimo, abbiamo visto che è amata da tutti, quindi. Ah, grazie. È ricambiata la cosa, eh? Cioè, come si chiama? Io Anna. Perfetto. Ah, grazie Anna. Da questa parte abbiamo il giardino del nucleo protetto, anche accessibile anche per gli altri ospiti dell'RSA. E qui abbiamo anche un pollaio là in fondo. Qui abbiamo il pollaio, le galline sono libere in questo momento, quindi si stanno aggirando per intorno alla struttura. C'è un orto che non ha ancora dato frutti, ma che è stato seminato di recente. E questa è tutta una parte utilizzabile, ecco, per fare passeggiate, simulazioni motorie. Esatto, trascorrere del tempo insieme del ai propri cari, alle famiglie. All'aperto, chi è in grado magari può anche gestire l'orto. Qualcuno lo fa, che certo. Insomma ricorda di averlo fatto in gioventù o che comunque certo. Se ne è sempre occupato o collabora in maniera attiva o semplicemente guarda, ecco. Quindi comunque. Qua si parla comunque di ospiti con patologie importanti, degenerative. Con diversi tipi di demenze, Alzheimer, non è un nucleo puro Alzheimer, ma comprende più tipologie di utenti. Gestione dei pazienti comunque è sempre molto delicata. E il rapporto di minuti di assistenza è più alto rispetto al resto della struttura. Le attività sono costruite apposta certo. Per la stimolazione cognitiva di questo tipo di utenza. Cioè, crediamo molto che le terapie non farmacologiche possano essere una base fondamentale per il nucleo protetto. Ecco, l'abbiamo visto sulla nostra esperienza diretta, ecco, anche con alcune terapie non farmacologiche, le altre le vedremo nel futuro. Quindi. Adesso l'accesso ai parenti è consentito? Sì. È consentito, non abbiamo orari per il nucleo protetto, ecco, chiediamo di rispettare i tempi degli anziani per certo. L'alimentazione e per il riposo, ma non diamo orari, ecco, quando desiderano venire per noi è solo un piacere. Ecco. Grazie mille Francesca. Prego.